Il Movimento 5 Stelle è il più grande tradimento che l'Italia abbia ricevuto da un movimento, da un partito politico. Una serie di soggetti senza né arte né parte, molto ignoranti, attaccatissimi alle poltrone, nulla facenti nella vita, che hanno vinto il biglietto. Hanno grattato il biglietto ed è uscito per loro turista per sempre. Ecco, più o meno questi sono, sia al Parlamento sia nei vari ministeri che contano. Un partito di trasformisti della peggiore specie politica. Persone che hanno rinnegato tutto, che hanno detto tutto e il contrario di tutto, che hanno rinnegato la propria storia. E hanno rinnegato quegli aspetti per i quali avevano ottenuto un successo, una fiducia illimitata. Ora i più incazzati, i più inviperiti con i 5 Stelle sono proprio i loro elettori, perché si sono visti traditi. Pensate un po', un movimento che dice voglio correre da solo contro tutti e contro tu, contro tutto e contro tutti. Vogliamo aprire il Parlamento come una scatola di tonno, vogliamo renderlo trasparente e tu che cosa fai? Prima ti leghi, passatemi il bisticcio di parole, con la Lega, con i leghisti razzisti e antimeridionali e poi ti vai a legare, ti abbracci al governo con chi? Con il PD. Il PD, il partito politico verso il quale il Movimento 5 Stelle aveva vomitato di tutto di più. Neanche Berlusconi era stato oggetto di bombardamenti, così come giustamente i 5 Stelle avevano fatto nei confronti di Renzi e compagni, salvo poi allearsi. Allearsi per cosa? Eh beh, per il bene comune, per il bene dell'Italia. Non dicono che lo hanno fatto per salvare la poltrona. Perché se no una volta sciolto il Parlamento cosa dovevano fare nella loro vita? Non avrebbero avuto il vitalizio, non sarebbero tornati forse, non so, Di Maio a fare lo steward allo stadio, altri personaggi a fare i commessi nei negozi con tutto il rispetto. Questa è l'amarezza, questo è l'aspetto che più mi lascia davvero, mi lascia allibito, un aspetto che mi... Così che fa capire come il popolo italiano sia stato tradito. In un primo tempo, ma proprio all'inizio, io avevo visto con simpatia questo movimento, però poi capii subito, già prima della campagna elettorale, che il tradimento c'era, era evidente, era sotto gli occhi di tutti, perché chiaramente nel momento in cui viene Di Maio a Taranto, Di Maio prima delle elezioni non ha il coraggio più di dire Ilva chiusa, tergiversa, cambia argomento. Già da lì si doveva capire tutto. È stata questa la spia, no? Come dire, che faceva comprendere come effettivamente i 5 Stelle si sono serviti della buona fede, hanno sparato la loro rabbia a mari e monti per carpire appunto il consenso. Che figura. Ma voglio farvi vedere proprio le assurdità. Innanzitutto, dicevo, ora si sta parlando di un'alleanza alle regionali con il PD, un'alleanza organica, seppure mascherata, senza, con appunto apparentamenti, senza simboli. Pensate un po', il Movimento 5 Stelle che si presenta in Umbria, che si dovrebbe presentare in Umbria, a fianco, a braccetto con il PD. Il PD che ha fatto le maggiori porcate in Umbria, il Movimento 5 Stelle che ha sparato veleno sulle porcate del PD in Umbria, ora si allea con il PD in Umbria e per la vergogna dicono, beh, a questo punto hanno pensato che l'elettore sia proprio cretino, hanno detto togliamo i simboli, mettiamo un simbolo civico e così li prendiamo per i fondelli. Hanno rinnegato tutto. Tutto, no all'Unione Europea, sì dal no all'Unione Europea siamo passati al sì, dal no vax al sì vax, dal no TAP, il no alla TAP, la bandiera di lotta della
dei maggiori esponenti pentastellati, penso all'ex ministro Barbara Lezzi, ora si piegano alla TAP e dicono sì, però bisogna realizzarla, altrimenti ci sarebbero costi altissimi. Cosa dire dell'Ilva? Ilva chiusa, poi chiusura progressiva delle fonti inquinanti, ora nell'accordo con il PD non si parla più di Ilva. L'Ilva deve stare, deve rimanere aperta e deve far morire i tarantini. No euro, sì euro. No F-35, sì F-35. Ah, ricordate? Non si dovevano alleare con nessuno, neanche con le liste civiche nei comuni. Era uno scandalo. Ora la prostituzione politica è libera. Ora si passa in una settimana dalla Lega al PD. Tanto. L'importante è mantenere la poltrona. E vi era il veto, non più di due mandati. Ora questo veto sui due mandati è caduto. I 5 Stelle non dovevano andare in TV, perché la TV era strumento di potere, era uno strumento diabolico asservito alla partitocrazia. Ora la TV, le reti nazionali, Mediaset, la 7, la Rai, ormai sono diventate casa loro. No elettrosmog, sì elettrosmog. Guai avere un indagato candidato, non sia mai. Pensate, non si potevano candidare neanche quei militanti 5 Stelle che magari erano sotto indagine, erano sotto processo per aver bloccato una strada in una manifestazione di protesta. Non potevano essere indagati. Ora invece di tutto di più. Pensate per esempio alle porcate di Roma Capitale con la Raggi e i suoi amici. E lo streaming doveva essere fatto tutto alla luce del sole. Ora invece si fanno accordi e si cerca di spartire, di dividere la torta nelle segrete stanze, altro che streaming. Questi sono i 5 Stelle. Approfittatori, ignoranti, arrampicatori sociali, ingannatori, assetati di poltrone. Io non do colpa al cittadino che in buona fede li ha votati, perché non c'era alternativa. In fondo uno diceva, ma chi devo votare? Devo votare il PD, devo votare Forza Italia, devo votare la Lega, devo votare una sinistra estrema che non esiste, devo votare quei quattro gatti democristiani centristi che oramai vivono solo di poltrone? Ma sì, voto i 5 Stelle, tanto i 5 Stelle sfidano il sistema. I 5 Stelle purtroppo si sono rivelati il rimedio peggiore del male. E allora che dire, chi li difende è proprio ottuso, perché in buona fede è stato anche giusto votarli e supportarli, ma ora, dopo tutte queste contraddizioni che vi stiamo facendo vedere, che vi stiamo sbattendo sotto gli occhi, e noi a Taranto viviamo il dramma e l'inganno dell'Ilva, e a questo punto, scusate, ma negare l'evidenza è proprio da deficienti. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.